Ciao ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video su Red Dead Redemption 2. Innanzitutto ragazzi, prima di iniziare vi ringrazio del supporto che mi state dando in questi giorni, veramente ve ne sono molto grato, e vi invito a iscrivervi per non perdervi i prossimi video e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei miei video. Ragazzi, come avrete letto dal titolo, oggi è arrivato il momento di farvi vedere, provare il cavallo più veloce del gioco, raga. Che vi avevo anticipato nell'altro video della Raborosa, che non è la Raborosa questo cavallo, ma è il Foxtrotter del Missouri, ragazzi. Ora lo andremo a comprare, lo comprerò proprio insieme a voi, e entriamo nella stalla. Ciao signore, acquista cavalli, eccolo qua. Allora, questo qua, raga, è il Foxtrotter del Missouri, e ho scoperto che lo vende anche un'altra stalla, costa uguale, ma è diverso il colore. Questo, ragazzi, è questo blu con queste chiazze bianche. Invece l'altro è tutto, diciamo, dorato, con il muso un po' rosa e ha delle chiazze un po' tipo leopardate, ecco, diciamo così. Questo qua però, ragazzi, è più particolare, molto particolare questo qua. Allora, è una femmina, anche l'altro è femmina, quello che ho trovato nell'altra stalla che adesso vi farò vedere. Però ci andiamo a comprare questo. Perché è il cavallo più veloce del gioco? Perché, ragazzi, come starete vedendo, ha la velocità al massimo, però ha l'accelerazione, diciamo, a metà. Ecco, cosa cambia dalla Raborosa? La Raborosa ci mette meno tempo a raggiungere la velocità massima, invece il Foxtrotter ci mette più tempo, ma è più veloce della Raborosa. Praticamente, ragazzi, sto cavallo è velocissimo. Poi comunque ha un po' meno vita, resistenza non quanto la Raborosa. La Raborosa è il cavallo più performante del gioco in generale. Questo qua, ragazzi, è quello proprio velocissimo, che è un siluro proprio. Lo compreremo e lo chiameremo Flash, visto che è veloce. Vai. Ok, Foxtrotter del Missouri. E ragazzi, come state vedendo, è velocissimo. Sì, staffe coperte, perfetto. Sì, ragazzi, ha praticamente tutto. Comunque, il cavallo, più lo utilizzerete, più si migliorerà. Avrà più vita, più resistenza e li crescerà anche la velocità. Ragazzi, comprate la sella da Trail Garden. Perché, ragazzi, se vedete, andiamo su migliorata e clicchiamo informazioni, abbiamo consumo un nucleo 18, consumo un nucleo vita 12, velocità di rigenerazione 16. Questo qua, ragazzi, forse è una delle migliori selle, perché addirittura è migliore dell'ultima. Cioè, non selle preacquistate, ma della sella Vaquero Garden. Io me la compro perché non ce l'avevo, me ne sono accorto praticamente adesso. Ci mettiamo una sella, vabbè, non mi interessa manco il colore sinceramente. Mettiamo una così, ho preso già la migliorata. Ok ragazzi, andiamo a provare. Io diciamo che ce l'avevo già personalizzato, non so il motivo sinceramente, e gli ho messo quella sella lì. Ora lo andremo a provare, raga, questo cavallo è velocissimo. È anche molto bello di estetica, se vedete. C'ha queste chiazze bianche che lo rendono magari unico, particolare, ecco. Costicchia un po', però ne vale la pena. Si spaventa poco, ha diciamo delle caratteristiche minori dell'arabo, però la velocità è superiore di una tacchetta, ecco. Vediamo un attimo quanto corre. Ecco, è partito di velocità il cavallo. Oh, non si nota tanto, più che altro, la differenza, perché comunque è un'attacca in più, ecco. Però ci mette un po' più tempo per raggiungere la velocità massima. Però ragazzi, se volete spendere di meno, chiaramente, non prendere l'arabo che costa 1000 e passa, questo qua costa 800, potete anche usare questo. Tanto comunque il cavallo, quando si inizierà ad affezionare, vi crescerà il livello, aumenteranno anche le sue statistiche, ecco. Comunque ragazzi, è molto veloce e molto agile, come sto vedendo. Che comunque è un cavallo magro, cioè non è da guerra ovviamente, è un cavallo magro. Però raga, è il cavallo più veloce del gioco, cioè proprio la velocità completamente al massimo. E la cosa più bella di questo cavallo è l'estetica, che è molto 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 particolare. Adesso si sta stancando perché giustamente ce l'ho a livello 1. Comunque ragazzi, è veramente bello, ci sta tantissimo raga. Non vi ho fatto vedere dove si prende nell'altra zona, dovrete praticamente andare qui a Rhodes e farvi un... anzi, fate così, andate a Emerald Station e col cavallo recatevi poi a questa stalla. In questa stalla venderanno
sempre il Foxtrotter, però di color dorato, più o meno sul giallo, ecco, un po' con le chiazze nere, ci sta tanto, perché ho controllato prima e ci sta, se magari non vi piace questo colore. A me è uscito femmina, se vi capita maschio ancora meglio, perché si spaventerà ancora di meno, raga. Comunque, raga, il cavallo è molto bello, guardate, ci sta parecchio. La velocità la prende? Sì, ci mette un po' di più praticamente a darsi lo slancio della velocità massima. Però, raga, poi veramente correrà un sacco. Ci sta parecchio. Quindi, noi ci becchiamo al prossimo video, lasciate un bel mi piace, ditemi se conoscevate già questo cavallo. Vi ricordo che si può comprare alla fine della storia, beh, anzi precisamente quando sbloccherete Blackwater, quindi dopo il capitolo 6, ecco, già nell'epilogo potete comprare tranquillamente questo cavallo. Non c'è bisogno che tutta la storia deve essere finita, ma basta che finite il capitolo 6, ragazzi, sbloccate Blackwater e vi troverete il cavallo lì in vendita insieme all'arabo. Comunque, noi ci becchiamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, condividete questo video ai vostri amici. E quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!